Vogliamo installare verticalmente la serratura corazzata Viro 8217 su di una porta basculante. L'interasse fra centro del cilindro e quadro maniglia è 70 mm. Per prima cosa dobbiamo effettuare il foro per il cilindro, poi, usando la piastra come dima, anche quello per il quadro maniglia. Con una punta più sottile creiamo quindi i quattro fori d'angolo per le viti di fissaggio. Dal lato esterno della basculante montiamo la piastra di protezione sopra la piastra col cilindro ed inseriamo nei fori d'angolo le quattro viti a testa tonda antistrappo. Dal lato interno serriamo le quattro viti con i dadi a colonnetta usando una chiave da 8. Applichiamo quindi la serratura sulle quattro viti e fissiamola con dadi e rondelle. Misuriamo ora la lunghezza delle aste che rappresentano i due punti di chiusura dell'8217. Facciamo passare le aste nelle rispettive guide e fissiamole ai catenacci della serratura con le viti, le rondelline e i dadi in dotazione. Se le aste usate sono quelle estensibili fornite con l'8217, dobbiamo regolarne la lunghezza. E bloccarle stringendo la vite sullo snodo. Dal lato esterno della basculante inseriamo il quadro maniglia con una ghiera, mentre dall'interno montiamo l'altra ghiera e la maniglia, che va fissata con la vite in dotazione. Per aprire la basculante dall'interno, spingere la levetta molleggiata e ruotare la maniglia. Come si può notare, un eventuale tentativo di scasso, effettuato forando la basculante ed usando un ferretto per cercare di sbloccare la levetta, è assolutamente inefficace grazie alla particolare forma a vite della levetta, che è anche escludibile. Lo stesso cilindro, di forma conica contro lo strappo, è protetto da una piastrina in acciaio cementato e temprato contro l'azione del trapano. Grazie per l'attenzione.